Un programma offerto da Maranauto, nuovo salone in via delle Officine 1 a Spoleto. Un saluto a tutti gli amici di Spoleto Online e benvenuti a una nuova puntata della Grande Corsa 2014, il programma di approfondimento politico in vista delle imminenti elezioni amministrative. I candidati di oggi sono Maura Coltorti, di Sinistra per Spoleto, e Guido Grossi, del Movimento 5 Stelle. Con noi in studio, qui all'Hotel Criturno, ci sono Alfonso Marchese e Filippo Partenzi, della redazione, sera a tutti. Della redazione di Spoleto Online. E conosciamoli brevemente i due candidati di oggi. Guido Grossi, 59 anni, sposato con Anna e padre di Valentina e Lorenzo, ha una laurea in giurisprudenza e con una tesi in diritto amministrativo. Dal 1981 al 2007 è stato in BNL, fino a ricoprire il grado di dirigente responsabile dei mercati finanziari, con importanti cariche nel mondo della finanza italiana. Uscito con una incentivazione all'esodo, quando la BNL è stata acquistata da Paribas, BNP Paribas, dal 2007 a oggi vive a Spoleto. Conduce un piccolo agriturismo, ha fatto parte e fa tuttora parte di alcune associazioni cittadine, coordinatore di cittadinanza attiva fino alla candidatura a sindaco di Spoleto con il Movimento 5 Stelle, scelto dalla base per le capacità manageriali necessarie a cambiare la politica e l'economia della nostra città. Maura Coltorti, nata a Spoleto, sposata con un figlio, è artigiana nel settore della decorazione e restauro, al momento si trova disoccupata. È iscritta all'AMPI dal 2008, membro della segreteria provinciale di Rifondazione Comunista e segretaria del Circolo Cittadino. Nel 2013 è stata candidata al Senato con Rivoluzione Civile, impegnata nelle battaglie locali e nazionali a difesa dei diritti. Guido Coltorti, Rifondazione nel 2009, corse insieme al Partito Democratico, i socialisti, l'IDV, la lista civica per il centro-sinistra. Come mai quest'anno invece avete rifiutato la coalizione? Cosa farete in caso di ballottaggio tra il centro-sinistra e una delle altre forze? Nudi e puri fino alla fine? Il motivo per cui non siamo entrati in coalizione lo hai appena detto tu. 5 anni fa la coalizione era una coalizione di centro-sinistra. Quest'anno la coalizione è stata allargata a forze, diciamo, riconducibili al centrodestra, a Cittadino, per cui, diciamo, la discriminante per la nostra entrata in coalizione era appunto che la coalizione rientrasse in dei paletti di centrosinistra. Questa cosa non è avvenuta e la lista, non Rifondazione, questa volta la lista civica Sinistra per Spoleto ha deciso di correre da sola. Per quello che riguarda il ballottaggio, colgo l'occasione per dirlo, perché già qualche strana voce gira che comunque poi al ballottaggio prenderemo posizione. Personalmente io do, insomma, indicazione, cioè non do nessun tipo di indicazione di voto. Chi ha votato Sinistra per Spoleto è libero di votare qualsiasi dei candidati che saranno al ballottaggio. Rimaniamo ancora a 5 anni fa, perché è importante, sì, come punto di partenza. Ecco, Grossi, 5 anni fa la candidatura e poi l'elezione di Carmelo Parente per i 5 Stelle fu un avvenimento pionieristico, diciamocelo. Lo scorso anno, però, alle politiche, siete invece risultati il primo partito della città, avendo ottenuto il 30,5% dei consensi alla Camera, che sono quelli che ci interessano, in quanto votano tutti i maggiorenni. Oh, quest'anno lo statuto del movimento è cambiato, chiudendo non solo ai partiti, come da tradizione, per così dire, ma anche alle liste civiche. Ma facendo di tutta l'erba un fascio, non rischiate di sconfinare nel populismo, stavolta quello vero? No, populismo è proprio un termine sbagliato. Per chi decide di restituire le istituzioni ai cittadini, populismo è un termine che non possiamo proprio accettare. Se io fossi convinto che questi partiti sono in grado di essere rigenerati, io non sarei entrato nel Movimento 5 Stelle, sarei entrato in uno di questi partiti a combattere dal di dentro. Ma siccome questi partiti hanno completamente perso il contatto con la società civile, per me non c'è alternativa. O noi cittadini ci riprendiamo le istituzioni, oppure la politica sarà destinata a rimanere una politica clientelare che si automantiene, che si autotutela e che ci esclude sempre di più. Possono esserci eccezioni, questo è vero, potrebbero esserci eccezioni, però siccome sappiamo molto bene che in giro per l'Italia su 10 liste civiche 9 sono liste civetta,
piene di persone che escono da un partito ma rimangono con i legami con quel partito per ingannare i cittadini, allora a scanso di equivoci dall'alto è partita una direttiva: signori, alleanze con le liste civiche non se ne fanno. L'importante è essere alleati con i cittadini, l'importante è usare le istituzioni, perché nelle istituzioni faremo accordi sui punti di programma con chiunque abbia proposte intelligenti e con chiunque condivida le nostre idee per migliorare questa città. Perfetto, parliamo di lavoro, Grossi. Voi parlate di dimezzare la disoccupazione nel giro di 5 anni e addirittura di azzerarla entro 10. Per farlo proponete nuove attività, nuove concezioni di impresa. Ecco, ma come la mettete però con le attuali realtà in crisi, le varie ex Pozzi, Cementir, Meccanotecnica, anche se non è propriamente Spoletina, comunque dà lavoro a molti Spoletini, e via di seguito? Ora, innanzitutto dobbiamo partire da due considerazioni. Uno, la politica ha il dovere, non solo etico, non solo morale, ha il dovere giuridico di garantire a tutti i cittadini italiani un lavoro. E non un lavoro qualunque, questa, è la no? Costituzione, è il patto certo. Fondamentale su cui basa la nostra società civile. Se togliamo le fondamenta dalla società civile, poi viene la rivoluzione, viene il degrado, viene l'illegalità. Allora io penso che la politica questa responsabilità se la debba riprendere. Noi abbiamo i capi dei partiti che stanno al governo, che hanno svenduto la sovranità, hanno svenduto gli interessi dei cittadini, hanno rinunziato alla loro responsabilità, e ci dicono che non possono fare più niente per noi. Allora, a parte il fatto che a livello nazionale si dovrebbero riprendere immediatamente le leve di governo dell'economia che abbiamo regalato ai mercati finanziari, se però sappiamo una cosa fondamentale, che la ricchezza non è fatta dal denaro, perché creare il denaro non costa nulla, e qui si capisce l'errore fondamentale di aver regalato questo diritto a un sistema finanziario privato, internazionale, che sta sopra gli stati, se i soldi non costano nulla, la ricchezza la creiamo noi con il nostro lavoro, con il sudore della fronte, con l'organizzazione del lavoro nell'impresa. Perfetto. Coltorti, la difesa dei diritti dei lavoratori è la stessa ragione di esistenza di Rifondazione prima, ma anche di Sinistra per Spoleto poi, immagino. Quali sono le vostre proposte contro la disoccupazione? Come interpretate la sfida con il possibile spopolamento della città e del suo territorio? Allora, innanzitutto diciamo, è chiaro che la lista civica diciamo, riprende i fondamenti di quello che è stato anche un po' diciamo, l'idea di Rifondazione, ovviamente. A livello locale, chiaramente io mi rendo perfettamente conto che un'amministrazione, diciamo, poco può incidere diciamo, nelle scelte per esempio delle aziende. Io credo che Guido abbia una parte di ragione, però è vero che in questo territorio, cioè in questo momento, da questo diciamo, teatrino elettorale per esempio, è sparito completamente il lavoro. Non si parla delle aziende appunto di cui tu parlavi, non si parla di certo. Quelle aziende, non si parla dell'indotto di quelle aziende. È vero, dobbiamo... E secondo lei perché? Non se ne parla più. No, non lo so, me lo sto chiedendo anch'io. Cioè sembra che l'unico... l'unica soluzione dei problemi del lavoro legati alla città sono quelli legati al turismo. Ben vengano ovviamente tutti i progetti sul turismo, rilancio del centro storico, però dobbiamo fare i conti con quelle realtà di cui tu parlavi, con quei lavoratori. Voglio dire che non sanno se domani avranno ancora un posto di lavoro e molti di quelli l'hanno già perso, per certo. E quindi diciamo da questo teatrino diciamo, della politica di queste cose non si parla, no, è completamente sparito dal dibattito. Ecco, io credo che un'amministrazione che è vero che può far poco a livello locale, perché se un'azienda decide di fare una scelta diciamo, diversa, di delocalizzare, un'amministrazione poco può fare. Certo è però che un'amministrazione può stare vicino a quei lavoratori. Io faccio un esempio stupido, magari qualcuno ha detto anche un po' demagogico. In quest'ultima amministrazione, appunto, che io ho sostenuto, voglio dire, ci sono stati dei casi di incontri tra lavoratori, regione, proprietà, sto parlando della Pozzi ovviamente, in cui questa amministrazione non è nemmeno andata al tavolo. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Cioè bisogna difendere ogni posto di lavoro, cioè a Spoleto ci sono state delle battaglie per difendere anche un posto di lavoro. Improvvisamente questa... Non va più di moda. Non va più di moda. Cioè, come provi a parlarne, sei demagogica...
Quindi vabbè, parliamo delle piste di mountain bike, delle cose così, e a queste È chiaro, è persone. chiarissimo. Cioè, ecco, insomma. Marchese. No, io per quanto riguarda Grossa, volevo dire, cioè, questa sorta di palingenesi di cui parla sempre Grillo, cioè dire bisogna rivoltare come un calzino tutte le istituzioni, cacciare via i partiti, quindi fare piazza pulita. Ma non sarebbe meglio, cioè dire, entrare, cioè dire, tra i partiti e soprattutto modificare e bonificare quella che è la burocrazia più becera e quindi per esempio la corruzione laddove c'è? Perché a Spoleto non credo che ve ne sia tanto. La burocrazia funziona male perché è legata a un sistema di potere creato da questi partiti. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è semplicemente quello di sciogliersi il prima possibile nel momento in cui ha restituito le istituzioni ai cittadini. Quando i partiti torneranno a fare il loro mestiere, che è quello di interpretare i bisogni dei cittadini, di dare spazio alle istanze dei cittadini, di riconoscere i diritti che la Costituzione attribuisce ai cittadini, il Movimento 5 Stelle sarà felicissimo di sciogliersi e sparire. E allora i cittadini torneranno, chi a destra, chi al centro, chi a sinistra. Oggi, perché non ha perso quasi senso parlare di destra e di sinistra? Perché partiti che si dichiarano di sinistra fanno scelte di destra. Difendono gli interessi del grande capitale finanziario internazionale. Ci dicono che il contratto di lavoro lo dobbiamo modificare per aumentare le tutele degli investitori internazionali. Sono questi gli interessi dei cittadini? Io non credo che siano questi degli interessi dei cittadini. Questi partiti sono al Parlamento, nominati con una legge elettorale che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, e stanno facendo una legge elettorale tale e quale, che ripete gli stessi vizi di questa legge che è già stata dichiarata illegittima. Questi partiti devono cambiare. È importante che i cittadini capiscano che devono riprendersi le istituzioni. E poi mi Torniamo farebbe. subito tra 30 secondi di pubblicità. Oltre 10.000 clienti soddisfatti, un'offerta particolarmente ricca con grandi occasioni, nuove, usate e a chilometro zero. Auto, moto, veicoli commerciali e industriali. La soluzione ideale per tutte le tue esigenze è Maranauto. Seguici sul nostro sito internet, Facebook e Twitter, sempre aggiornati. Maranauto è anche rivenditore Suzuki e Mitsubishi. Maranauto è la miglior soluzione per l'acquisto della tua vettura. Mettiti seduto, al resto ci pensiamo noi. Garanzia post vendita con soccorso gratuito. Biancheria Principe per il mese di maggio ti offre il giusto riposo. Materassi Permaflex con reti motorizzate e il famoso Memory Foam. Il giusto riposo è anche poltrone relax. Possibilità di finanziamenti personalizzati. Bentornati in studio con la Grande Corsa 2014. Guido Grossi, il candidato dei 5 Stelle, stava concludendo sul tema del lavoro. Anche per rispondere alla domanda di Maura, perché puntare sul turismo e non sull'industria? Perché l'industria, in un quadro di competizione selvaggia, dove la grande industria ha il diritto di andare a sfruttare il lavoro dove vuole, dove le merci hanno il diritto di varcare qualsiasi frontiera, dove le industrie possono produrre, dove hanno il diritto di non tutelare l'ambiente e di sfruttare il lavoro, non ci può essere un futuro decente per i lavoratori. Ora, o siamo in grado di cambiare quelle regole, e allora riparliamo di grande industria, o in questo quadro, soprattutto governando un comune e non governando il paese, secondo me la risposta più intelligente è creare un tessuto economico alternativo. Perché puntare sul turismo? Perché Spoleto oggi ha 400-500 mila turisti in un anno, a fronte di Assisi che ne ha 6 milioni, a fronte di San Gimignano che ne ha 3 milioni e mezzo. Portare 3 milioni di turisti in un anno che ci lasciano 10-20 euro ciascuno, non 100 euro ciascuno, vuol dire far entrare 30-60 milioni di euro. 30 milioni di euro creano 1.000 posti di lavoro. Allora, quello si può fare. Si può fare naturalmente facendo un sistema che sfrutti l'agricoltura locale, che sfrutti l'artigianato locale. E poi, chiaramente, in un secondo momento, quando il Movimento 5 Stelle avrà raggiunto il suo obiettivo e avrà restituito anche le istituzioni dello Stato ai cittadini, cambieremo quelle regole di competizione selvaggia e ricreeremo il tessuto industriale che i nostri politici hanno svenduto. Coltorti, questo è comunismo, come dire, empirico, mascherato oppure è antipolitica?
E che cos'è l'antipolitica? Allora, beh, innanzitutto diciamo che io non so che cosa sia l'antipolitica, io so che cos'è la cattiva politica, questo indubbiamente. Certo. La cattiva politica è il punto, non so se lo diceva prima Guido, è il terzo governo non eletto che comunque ci governa, la cattiva politica, cioè i cittadini non sono stanchi della politica secondo me, sono stanchi della cattiva politica, dei cattivi politici, dei privilegi, degli sprechi, cioè, questo che, cioè è di questo che la gente è stanca. Io non credo che i politici siano tutti uguali, io non credo che destra e sinistra siano la stessa cosa, tant'è che ho fatto una lista con scritto sinistra chiaramente. Quindi diciamo, non ho l'idea probabilmente che ha Guido rispetto alla, appunto alla politica. Io credo che ci sia della buona politica e che l'antipolitica, ammesso che insomma, possiamo usare questo termine, si combatte con la buona politica. Io credo che ci siano dei buoni politici in questo paese come ci sono dei cattivi politici. Purtroppo la maggioranza sono appunto cattivi e la gente ha lo schifo totale della politica. Sentiamo cosa ha da dire la rete tramite i messaggi che i nostri lettori lasciano a Spoleto Online. Filippo. Allora, sì, abbiamo ricevuto una domanda di Gianluca che vorrebbe chiedere alla signora Coltorti: non crede che la sinistra in città avrebbe meritato di più che lottare per mettere un consigliere in consiglio comunale come lei ha dichiarato? Un accordo con SEL non avrebbe aiutato ad aumentare i consensi? Allora, innanzitutto sì, questa è una cosa, perché io purtroppo appunto essendo una politica non di professione non ho il vizio né di dire bugie né di arrampicarmi sui specchi, se una cosa non la so la dico, e chiaramente mi rendo conto delle poche probabilità che io abbia di arrivare a fare il sindaco in questa città, però giustamente qualcuno mi ha fatto notare che io questa cosa non devo dirla e quindi diciamo invece, quindi spero almeno di arrivare al ballottaggio insomma. Riguardo a invece a SEL, anche questo, io ho fatto una serie di incontri con SEL, cioè non è che ho lanciato la lista e poi l'ho buttata là, ho deciso di candidarmi sindaco. Io ho fatto un appello mesi indietro, ho fatto diversi incontri con SEL, appunto chiedendo di fare una lista unitaria della sinistra, quello che poi ho fatto sul modello della lista che presentiamo insieme all'Europea, perché noi presentiamo una lista Tsipras, che è diciamo la lista della sinistra italiana. Ho chiesto a SEL di fare la stessa cosa a livello locale, appunto, ripartendo da appunto dai nostri valori, declinandoli a livello locale. SEL ha fatto un altro tipo di scelta, quindi diciamo io non è che non ho tentato di fare questo tipo di accordo con SEL. È un po' come l'UDC, dal sacro al profano, in un certo senso, che come dire, alle europee sta insieme al nuovo centrodestra, mentre qua le comunali sta dentro Forza Italia, addirittura senza presentare. Ovviamente il problema non è mio, perché ovviamente dall'altra Europa di Tsipras a diciamo sinistra per Spoleto il percorso è abbastanza coerente. Credo che saranno gli elettori di SEL che avranno un attimo di problema quando dovranno andare a votare lo stesso giorno due liste con due collocazioni diverse. Parliamo di buco di bilancio. Grossi, come pensate di ripianare questo buco nelle quali le precedenti amministrazioni ci hanno fatto precipitare? Per prima cosa bisogna fare chiarezza sull'entità del buco, perché noi ci troviamo in una situazione in cui ancora il tecnico nominato dal Procuratore della Repubblica parla di 11 milioni, i tecnici del Comune parlavano di 9 milioni, poi sembra che siano diventati 6, però c'è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che non ha approvato il bilancio che ha approvato il Consiglio Comunale, anzi ha depositato un documento molto nel quale dichiara, molto severo, nel quale dichiara che non è convinta della veridicità di questi numeri. Quindi per prima cosa bisogna fare chiarezza sui numeri. Fatta chiarezza sui numeri, è chiaro che in qualche modo bisogna trovare questi soldi. E la cosa più semplice che noi pensiamo sia quella di ridurre la spesa e riqualificarla, anziché cercare di aumentare ancora il livello della tassazione su un tessuto economico che non ne può letteralmente più. Si possono spendere i soldi del comune molto meglio e soprattutto si possono spendere per investimenti e non per spesa corrente. Perché se noi investiamo e creiamo lavoro, diamo ai cittadini la possibilità di sopportare questo problema in maniera molto più semplice, diluendola nel tempo. Se riusciamo a far ripartire l'economia e realizzare le cose che abbiamo, quei 5, 10, 15 milioni di euro, non sappiamo quanto sono, rappresenteranno un problema sempre più marginale. Se invece continuiamo a pensare di poter prelevare tasse o vendere il patrimonio,
semplicemente per coprire il buco, l'economia è destinata a peggiorare e anche se fossero soltanto 2 milioni saranno la goccia che fanno traboccare il vaso. Quindi è la mole, sono i numeri che annichiliscono, che esaltano problemi e vantaggi, diciamo. Oltre al chiaramente l'indecenza del motivo per cui si sono verificati questi problemi. Che è importante non dimenticare il motivo per cui siamo qua, no? Certo. Ecco, ci sono delle elezioni politiche. Coltorti, cosa prevede il vostro programma dal punto di vista delle casse comunali? Allora, diciamo, non ve lo siete posto? No, cioè ce lo siamo posto, ma anche noi insomma non abbiamo, come diceva Guido, ancora certezza dei numeri. Tra l'altro vorrei ricordare che oltre a tutte le cose, appunto tutto il prima, la prima parte dell'intervento di Guido, c'è da aggiungere altre vicende che sono rimaste in sospeso. Abbiamo tutta la vicenda del parcheggio della Posterna, che dovrà in qualche modo, abbiamo il problema del piano regolatore, dei ricorsi, insomma diciamo questo buco di bilancio è abbastanza... non molto chiaro, ecco, diciamo, per cui dovremmo vedere i numeri in base a quello. Certo è che pesare ulteriormente sulle tasche dei cittadini credo che sia veramente impossibile, perché siamo sfiniti come spoletini. Però ecco, un'altra cosa che appunto che non passa nel dibattito elettorale, esattamente oltre il lavoro, è questo, cioè qualcuno in questa città ha governato, voglio dire, non è che da ieri questa città ha scoperto che c'è un buco di bilancio, nessuno l'ha fatto, nessuno ha più responsabilità. Ecco, io vorrei, quando si fanno questi incontri tra i candidati, che qualcuno ci spiegasse come stanno le cose, chi c'era prima e chi si pensa e si propone come cambiamento. Marchese e poi la pubblicità. Io volevo dire a Grossi, va bene questa nuova visione dell'industria qui a Terni, una industria che sia alternativa, ma vale a dire anche agli operai della Pozzi. Infatti, cioè, gli operai della Pozzi mica possono attendere questa modifica, vale a dire per esempio ai poligrafici della Panetta e Petrelli che ancora aspettano, che sono stati espulsi. Vale a dire a tanta manodopera, sia metalmeccanica, metallurgica, che hanno attendono una qualche collocazione. Allora voglio dire, quello che diceva la Coltorti, non solo il commercio, anche l'industria, perché il commercio o il festival o la cultura vive soprattutto al centro, e questo è il centro di gravitazione. Allora, io sono andato di persona a parlare con gli operai della ex Pozzi, sapendo che questa politica non sta dando risposte, e ho chiesto a loro qual è la situazione e mi sono fatto raccontare un po' le cose. E la cosa veramente drammatica, la cosa che mi ha fatto male è il loro dire: siamo soli, la politica ci ha totalmente abbandonati. Allora, cosa può fare la politica oggi per una situazione come la ex Pozzi? Una soluzione c'era. La legge Prodi bis dà al governo la possibilità di nominare un commissario governativo che viene, si introduce nella situazione di concordato preventivo, valuta le possibilità di mettere questa azienda in condizione di creare ricchezza, trova un investitore, possibilmente fra gli industriali umbri, se no da qualche altra parte, disposti ad investire, gestisce la situazione, consegna l'azienda a chi la vuol far funzionare. Questo doveva fare questa politica. La politica che si vanta di avere tutta la filiera, dal comune alla provincia, alla regione, al governo, al Parlamento europeo. Però cosa ha fatto la politica? Non si è presentata e ha fatto una dichiarazione in cui si è rimessa alla clemenza della Corte. Decida il giudice. La politica non vuole più le sue responsabilità. Io voglio difendere questi posti di lavoro con le unghie e con i denti. Ma penso anche di avere il dovere morale di dire a questi ragazzi che quello non è il futuro per Spoleto, fino a quando non riusciamo a cambiare il quadro della politica nazionale ed internazionale. È per questo anche che vogliamo andare nel Parlamento europeo, per cambiare quelle regole che oggi ci obbligano a competere in maniera selvaggia e che stanno distruggendo il futuro e le prospettive dei nostri figli e dei nostri lavoratori. Ultima interruzione pubblicitaria e torniamo subito. Tecnologico, modesto, ovvero The Car. Cesare Proietti Pesci è l'uomo di fiducia per qualsiasi problema di elettronica sulla tua auto. Cambio olio e filtri, assistenza climatizzatore, revisioni, software centralina, batterie nuove a prezzi inferiori del grossista. The Car, ridai la scossa alla tua auto. Macelleria Partenzi.
Da tre generazioni lavoriamo le migliori carni per presentarle sulle vostre tavole. Vi portiamo la sicurezza di una qualità superiore che si tramanda di generazione in generazione. Eccoci di nuovo in studio con una domanda per Maura Coltorti. Coltorti, la sua candidatura di servizio servirà a salvare la coscienza politica di Rifondazione o di Sinistra per Spoleto, ma non certo ad eleggere un sindaco comunista, questo è fuor dubbio, non ce lo raccontiamo. Come vede lei la città e il suo territorio da qui al 2019? Di cosa avrebbe bisogno Spoleto, secondo Sinistra per Spoleto? Beh, avrebbe bisogno, insisto, di lavoro, soprattutto, di nuovo lavoro, oltre a difendere quello che appunto abbiamo, di cui parlavamo prima. Abbiamo bisogno di creare delle prospettive per i nostri giovani che se ne stanno andando. Io ho un figlio grande, 23enne, e molti dei suoi amici hanno deciso di andarsene da questa città, perché è una città che al momento non dà nessuna prospettiva. Quindi certo che bisogna creare, cioè non vorrei passare per quella che pensa che il turismo non sia una grande possibilità per Spoleto, perché ovviamente non lo penso, penso che Spoleto abbia delle grandissime potenzialità che dovremmo sfruttare, una città piena di contenitori che appunto dovremmo riempire e sfruttare, questo è ovvio, mi va bene Don Matteo, voglio dire, io sono d'accordo, tutto quello che può creare lavoro, che può far lavorare gli alberghi, i ristoranti, cioè, non vorrei passare per quella che difende l'operaio a tutti i costi, cioè, però penso che questo è un problema che noi abbiamo e di cui dobbiamo parlare. Poi è chiaro che dobbiamo creare delle nuove imprese, imprese di qualità legate appunto al turismo, ne parlava prima Guido, alla filiera corta, cioè dovremmo sfruttare Spoleto come un grande centro commerciale naturale ovviamente, quindi riportarci gli artigiani a lavorare, tu dicevi prima che io sono un'artigiana, immaginiamo questa città diciamo dove al centro storico tornino a lavorare gli artigiani che si occupano magari di artigianato artistico, un periodo aperto un liutaio. Mi sembra in via del mercato una cosa bellissima, è resistito 3 giorni. Un periodo, sì, appunto. Voglio dire, insomma, no, ma qualsiasi purtroppo. Artigiano, perché? Perché il centro è vuoto, quindi bisogna ripopolare il centro e non vuol dire farci solo l'evento, che va benissimo, bisogna riportarci la gente a vivere. Come ci si riporta? Ci si riporta attuando quelle politiche abitative appunto che danno possibilità alle giovani coppie, alle persone diciamo normali di tornare a abitare in centro. Cioè il centro è vuoto perché per anni è stato impossibile andare a abitare in centro. Io stessa avrei desiderato tantissimo abitare nel mio centro storico. Ma non era possibile. Ma io su questa storia del centro mi sembra che si stia un po' mitizzando la cosa. Per una semplice ragione, io vivo in centro, quindi so quali certo. sono i problemi più o meno. Si parlava, Corso Mazzini dice, aprite dei bei negozi. Ci ha provato una ragazza ad aprire un bel negozio di abbigliamento, è subito fallito, il tracollo assoluto. Oltretutto, via del mercato, il comune ha messo diversi locali che sono di sua proprietà, li ha messi all'asta in affitto, non è affittato uno, sono 7-8. E l'abbiamo pubblicato anche su Spoleto Online, facendo il triangolo da Corso Mazzini, via del mercato e piazza del mercato, sono 15 esercizi che hanno... Quindi la domanda alla Coltorti allora, qual è? La domanda, come si potrebbe rilanciare il centro storico? Perché il ripopolamento non è semplice. No, certo che no, assolutamente. Allora diciamo che intanto è chiaro che 15 attività che hanno chiuso in centro denotano un problema serissimo, che è legato anche a una crisi che è internazionale, che non è soltanto un problema di Spoleto il fatto che le attività chiudono, io stessa ho chiuso la mia attività perché cioè, effettivamente in un momento di crisi è chiaro che i piccoli artigiani, i piccoli commercianti chiudono, è vero che a Spoleto è stata fatta anche una politica, diciamo un piano regolatore diciamo con delle grandi aree commerciali che sono state utilizzate per costruire dei grandi centri commerciali, ecco anche su questo, cioè la piccola attività che magari manteneva la famiglia in centro, è chiaro che se le persone, poche che sono rimaste in centro, vanno a far spesa al grande supermercato, chiaramente il piccolo negozio chiude, oltretutto creando un problema di questo tipo. Allora il lavoro diciamo del centro, del negozino al centro, era magari una famiglia intera che ci lavorava dentro, chiude, perde il posto di lavoro.
i lavori, diciamo, i posti di lavoro creati perde nel centro. Perde il lavoro la famiglia e la famiglia. Certo. Il centro certo. commerciale crea sì. posti di lavoro che non sono in genere assolutamente, diciamo, sono precari, sono a termine, sono assolutamente non buon lavoro, diciamo così. Quindi, diciamo, c'è anche da rivedere questa cosa di questa politica di questi grandi centri commerciali. Il negozio chiude, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridare, è vero, c'è stata questa proposta del comune, benissimo, cioè dobbiamo darli gratis i locali, dobbiamo aiutare. Io tornerei a lavorare in centro, ci tornerei se avessi la possibilità, però diciamo ho chiuso, devo riaprire un'attività e non è semplicissimo, ma ci tornerei a lavorare. Faccio dare un locale dal comune. Sì, che lo chiederò gratuitamente, ovviamente. Grossi, forse ci vogliono gli abitanti però. E poi? Se apriamo un negozio e non ci sono gli abitanti e i turisti sono pochi, i negozi chiudono, è inevitabile. Allora dobbiamo fare le cose contemporaneamente. Certo. Dobbiamo se in una città che prima ospitava 12.500 persone, ce ne sono rimaste 2.300 e non possiamo pensare che gli stessi negozi che c'erano prima riescano a vendere le merci che vendevano prima. Facciamo tornare gli abitanti, quindi non agevoliamo soltanto le attività economiche, ma contemporaneamente il ritorno degli abitanti nel centro, i turisti nel centro e poi le attività economiche. Negozi che però non devono vendere i prodotti delle multinazionali, i prodotti dei franchising, perché quelli il turista non li vuol vedere, li trova a Roma a un prezzo più basso, li trova a Napoli, a Milano, a Firenze a prezzi migliori. Qui deve comprare le cose fatte da noi. Noi dobbiamo ricostruire il nostro tessuto economico basato sulle cose che possiamo fare, agricoltura naturale, artigianato, e offrirle agli spoletini e ai nostri ospiti. Allora Grossi, voi siete tra le forze che potrebbero alla fine di questa prima tappa della grande corsa ritrovarsi al ballottaggio. Una delle tre priorità me l'ha appena detta. Me ne dice altre due? Cambiare il modo di fare politica. Questa politica si è sempre riempita la bocca di trasparenza e partecipazione. Abbiamo avuto Agenda 21, abbiamo avuto la consulta. Questa politica ha avuto interesse a non essere trasparente e a non far partecipare i cittadini perché doveva mantenere la sua ragnatela polverosa di interessi clientelari. Noi al contrario, questa ragnatela polverosa la vogliamo tagliare completamente e vogliamo portare dentro le istituzioni le forze sane della città, perché sono quelle necessarie a ricostruire quel nostro tessuto economico. Noi dobbiamo pensare che i cittadini la devono smettere di chiedere un favore alla politica. I cittadini devono pretendere i loro diritti alla politica e per poterlo farlo la politica deve essere trasparente come una casa di vetro e deve creare istituti per la partecipazione, perché la politica non può cambiare le cose se non riesce a convincere i cittadini che è possibile e che le loro istanze, la loro voglia di fare possono avere nella politica un appoggio e non un ostacolo come oggi molti cittadini avvertono e pensano. Partenzi dal web. Allora, che sì, Luigi vorrebbe chiedere a Grossi: credo che la vostra lista sia la più debole per competenze ed esperienza. Come intendete recuperare questo gap? Non penso affatto che sia la più debole. Vede, io quando ero nel mondo delle associazioni, nella Croce Rossa, Libera, Lega Ambiente, Cittadinanza Attiva, mi occupavo di tanti progetti per la città, di tante cose da fare per il bene della società. E incontravo sempre queste persone del Movimento 5 Stelle. Se sono entrato nel Movimento 5 Stelle è perché lì ho trovato persone competenti che studiano i problemi, che affrontano i problemi, che approfondiscono, che trovano soluzioni concrete per i bisogni della città e persone tenaci che non si arrendono di fronte alle risposte negative della politica. È per questo che ho deciso di uscire parzialmente dalle istituzioni, entrare nella politica per riprendere le istituzioni. I nostri parlamentari che lavorano a Roma, nel Parlamento, sono gli unici che studiano, sono gli unici che leggono le leggi, si arrampicano sui tetti esclusivamente per denunciare le porcherie che vengono scritte nelle leggi e che televisioni e giornali non raccontano per intero ai cittadini. Andate sul sito del Movimento 5 Stelle, della Camera e del Senato e leggete cosa fanno i nostri ragazzi. Studiano, sono preparati, sono competenti e stanno crescendo. E sono queste le persone che vogliamo portare. Inoltre, stiamo preparando una squadra di assessori molto competente, completamente indipendente dalla politica e professionale. E possiamo permetterci il lusso di prenderla anche dalle altre forze politiche, perché siccome non abbiamo fatto alleanze con i partiti, non avremo un consiglio in grado di ricattarci. E allora come assessori possiamo prendere da qualunque parte, perché è il sindaco che deve godere della fiducia degli assessori, non il contrario. Sindaco ed assessori devono godere della fiducia dei consiglieri. I consiglieri sono quelli che mi hanno scelto.
Quindi potreste anche chiamare consiglieri di altri schieramenti in giunta, sta dicendo? Assolutamente sì. E questo con la vostra base elettorale come può conciliarsi? Nel senso, c'è qualcuno che vota 5 Stelle perché non vuole qualcun altro al governo della città e poi voi magari lo chiamate in maniera retroattiva? Perché, no, lo facciamo, lo facciamo con grande trasparenza e non è detto che debbano essere necessariamente, ho detto per assurdo, potrebbero anche essere persone politiche. Per assurdo. Io ho detto che il Movimento 5 Stelle ha sempre dichiara e sostiene questo principio. Se una persona di un qualunque schieramento fa una proposta intelligente e utile per il bene della città o per il bene del paese, noi saremo sempre al suo fianco. Se qualcuno sposa le nostre idee, siamo disposti a lavorare insieme. Non facciamo alleanze con i partiti perché quelle legano le mani e impediscono di fare. Sono concetti completamente diversi. Tutti vogliono il bene della città, cioè almeno a parole, verbalmente. Lo hanno fatto? I cittadini si devono rispondere a questa domanda. Se lo hanno fatto, continuassero a votare. Se sono convinti che non l'hanno fatto, cambiassero. È chiarissimo. L'ultima per Grossi, poi chiudiamo con la Coltorti. Grossi, non so se questa domanda è rivolta più all'uomo o al candidato sindaco. Forse le due cose in questo caso combaciano. Lei proviene dal mondo delle banche. Dice spesso di essersene allontanato poiché quel mondo non faceva più per lei, non le apparteneva più. C'è ancora, secondo Grossi, del buono per il cittadino, per il lavoratore, anche per il politico, per l'istituzione, nel capitale, cioè nella finanza? Assolutamente sì, purché si capisca qual è il ruolo della finanza. Quando io sono entrato nella Banca Nazionale del Lavoro, quella era la banca del tesoro, lì c'era il senso dello Stato, lì c'era un servizio a favore dei cittadini, delle aziende, delle famiglie, della nostra economia, della nostra capacità di creare beni reali e servizi che sono quelli la ricchezza, che la creiamo con il lavoro e con il sudore della fronte. Poi si è trasformato tutto. La finanza ha imparato a fare soldi con i soldi. Organismi sovranazionali hanno scritto regole che rendono conveniente alle banche fare soldi con i soldi sui mercati finanziari e sconveniente prestare soldi alle aziende, alle famiglie. È per questo che io insisto, bisogna recuperare una banca della città, creare un circuito finanziario economico alternativo. Perché in questo sistema il prodotto del nostro lavoro viene prelevato da questo mostro che si appropria dei risultati del nostro lavoro. Dobbiamo saperlo e combatterlo. Abbiamo bisogno di una finanza completamente diversa ed è sicuramente possibile. Coltorti, Sinistra per Spoleto e per esteso Rifondazione Comunista, ammette un dialogo con le banche volto alla soluzione dei problemi di imprese e lavoratori oppure conservate ancora posizioni peraltro legittime, anticapitaliste tout court? Allora, Sinistra per Spoleto ovviamente intanto ritiene che sia stata una gravissima perdita la banca, la presenza della banca locale a Spoleto. La BPS, appunto. Appunto, anche di questo è un'altra cosa che magari, qualcuno ci dovrebbe spiegare che cosa è successo, perché è colpa della destra, ma è anche colpa della destra, ma anche colpa della sinistra. Sta di fatto che adesso lo Spoletino non ha più la banca locale, ha una banca che viene da fuori e quando si va, molto terra terra, se io vado nella quello che era la banca locale e chiedo un prestito, molto spesso trovavo dall'altra parte dello sportello o il direttore una persona che conoscevo, che magari in qualche modo, non è una cosa irrilevante avere una banca locale, è fondamentale per un piccolo artigiano, per una famiglia, per uno che ha bisogno di qualcosa. Cioè adesso quando vai in banca, anche se davanti a te c'è magari anche lo Spoletino, e meno male che comunque manterranno, almeno così hanno detto, i posti di lavoro dei nostri appunto concittadini, il problema è che ogni cosa che chiedi, ogni problema che hai, ti dicono non possiamo fare più nulla, non dipende più da noi. Si perde il lato umano, e quindi già, ovviamente, e questa è sicuramente una grande perdita ed è certo che comunque un'amministrazione dovrà dialogare comunque anche con gli istituti di credito, perché non è che con chi, ma esistono, è l'unico modo per fare impresa, per avere un contristo, dove li prendiamo? Il problema è... Ringraziamo i due candidati sperando di aver dato un ulteriore contributo poi agli elettori di Spoleto, ringraziamo quindi Maura Coltorti e Guido Grossi, ringraziamo in studio Alfonso Marchese e Filippo Partenzi, ringraziamo infine i nostri sponsor Maranauto, Biancheria Principe, Macelleria Partenzi e Decar Elettrauto.
Un saluto dall'Hotel Criturno e alla prossima con la grande corsa.